Buonasera, buonasera a tutti, l'attesa è finita, torna fuori campo il saluto da parte del sottoscritto per parlare del campionato di eccellenza che seguiremo fino al termine della stagione. Saluto con piacere il ritorno di Luciano Sardone, buonasera. Ciao Alessandro, buonasera a tutti. Che sarà ovviamente in nostra compagnia per tutta la durata del format, quindi per tutto il campionato come super opinionista. E poi direi di andare a presentare gli ospiti, abbiamo due allenatori, forse tre. Beh, cominciamo da Stefano Argilli, allenatore del Valentino Mazzola. Buonasera Stefano. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Abbiamo mister Massimo Tognaccini, qua in veste di tifoso, però sappiamo che anche come allenatore te la cavi bene. Buonasera. Buonasera a tutti. E poi il mister del Siena, Lamberto Magrini. Buonasera. Buonasera, buonasera. E abbiamo in collegamento fisso l'ironico calciofilo Simone Bernini. Come te la passi? Buonasera, grazie dell'ironico, ma non lo sono, insomma, ecco. Cercherai di diventarlo, dai. Tenterò. Allora, Luciano, possiamo andare subito alla lettura dei risultati, così inquadriamo la giornata. Quello che è accaduto nel fine settimana, e ovviamente eccoli qua, i risultati che andiamo a leggere. Che cosa è successo? Intanto la vittoria della Castiglionese a Colle, 1-0 contro la Colligiana. Vittoria in trasferta del Siena a Pontassieve 1-0, il 3-2 della Rondinella sul Valentino Mazzola, e poi Stefano Argilli ci parlerà ovviamente di questa partita. Vittoria in trasferta anche per Nuova Foiano che ha battuto lo Scandicci 2-0, 2-1 il risultato di Signa Audax Rufina, il 2-0 della Sina Lunghese contro Firenze Ovest, poi la vittoria a Siena della Fortis Juventus contro l'Asta 1-0 e Terranova Traiana 3-0 contro l'Astrigiana, riposava Baldaccio Bruni. Veniamo dunque a questa giornata, l'ottava giornata, andiamola a commentare. Luciano, direi di poter gestire la prima domanda con te che intervieni, non so da chi vuoi cominciare. Ma io volevo fare una considerazione sulla partita del Siena di ieri e inizierei dal mister del Siena. Io ho visto una squadra che si è calata nettamente nella mentalità della categoria. Lei aveva predicato umiltà prima della gara, però io mi permetto di dire c'è stata la mentalità, nel senso che il Siena andava lì, aveva tutto da perdere, che giocava con l'ultima in classifica, era atteso come Siena, come ci attenderanno in tutto il campionato, però ha avuto la mentalità di scendere in campo senza presunzione di fare la sua gara. Cosa dice lei, mister? Sì, condivido in pieno. Però sai, noi diamo delle indicazioni, noi allenatori, poi dobbiamo avere il materiale giusto. E questo diciamo che la società mi ha agevolato perché mi ha preso ragazzi di grande esperienza con la mentalità da professionista, da ragazzi seri che hanno subito interpretato e capito la categoria, e questo ovviamente agevola il lavoro all'allenatore. Poi magari ce la spiega meglio la categoria, visto che lei è stato vittorioso, perché non ce ne vorrà, ma noi effettivamente conosciamo ben poco, e poi magari coinvolgiamo anche Stefano di questa categoria che comunque nasconde le sue insidie, e vorrei sapere da lei quali sono le insidie più grosse di questa categoria. Ma sai, dipende, secondo me per una squadra come il Siena sono i campi, i terreni di gioco, certo, l'ambiente che ti ospita, che onestamente a volte non sono magari idonei per le nostre caratteristiche. Ecco, ieri abbiamo trovato un buon ambiente e anche merito della società, dove c'è un direttore sportivo di un passato anche in Serie B con il Pescara Bignone, che si vede che ti hanno ospitato in modo, ecco, in un ambiente tranquillo, sereno, e anche la struttura che ha ospitato era all'altezza della situazione. Stefano, tra l'altro, ha vinto contro il Pontassieve, quindi parlava mister Magrini dell'ambiente e della categoria. Qual è il tuo giudizio prima sulla squadra che ha affrontato il Siena e poi ovviamente sulle insidie di questo torneo? Ma ci sono realtà molto, molto diverse fra loro. Ci sono appunto campi e ambienti difficili, campi o terreni di gioco difficili, magari brutti, magari piccoli, altri invece migliori che hanno misure e strutture, diciamo, di categoria superiore, dove chiaramente chi vuole fare la partita, chi vuole giocare un certo tipo di calcio trova appunto le sue condizioni migliori. Ci sono invece
campi e ambienti difficili in cui la mentalità di cui parlavi prima e l'umiltà e il calarsi nella categoria fa appunto la differenza. Quindi mi fa una certa impressione parlare con Stefano Argilli in qualità di allenatore, però effettivamente il nostro collante tra passato e presente, insomma, Stefano non ha bisogno di presentazioni. Però volevo farti una domanda che riguarda indirettamente il Siena, nel senso, quanto è percepito questo Siena nella categoria eccellenza? Che fattore è per tutto il campionato? Vorrei partire da te, che alleni una squadra senese. Che disturbo è anche? Perché... Ora disturbo non lo so, nel senso, io da tifoso spero di levare il disturbo quanto prima, però vorrei capire che fattore è, insomma. È il punto di riferimento della categoria in questo momento, lo è stata dal primo momento quando è stata assegnata al Siena questa categoria. Chiaramente appunto il disturbo o il piacere di incontrarlo dipende dalle singole società, ma anche dai singoli allenatori o giocatori o presidenti, e ci sono vari aspetti e varie figure, quindi non posso parlare per il resto della categoria. Ecco, io, ma personalmente magari... Personalmente è la squadra, che è il club che mi ha dato tutto calcisticamente. Non sto a fare i ricordi del passato, ma viviamo il presente, alleno il Mazzola, ho piacere di affrontare il Siena e proverò professionalmente a fare di tutto per batterlo, come fanno tutte le altre società. Dal momento che ho finito la mia partita, spero che il Siena ritorni alle categorie che gli competono da tifoso, come siamo qui. Mister, ma lei la sente un po' questa pressione di essere sempre aspettato al varco? No, anche perché lo sapevo in partenza, quando sei chiamato a allenare il Siena ovviamente sai già in partenza che sei condannato o quantomeno a vincere quasi tutte le partite, sai che gli avversari ti aspettano, come potrebbe essere quando il Perugia ha affrontato il campionato delle Serie D una decina di anni fa, ovviamente era la squadra da battere, e quindi questo, in questo girone è il Siena. Per ritornare a prima, ovviamente le società che erano partite con ambizione di vittoria del campionato, il famoso disturbo del disturbo, quale parla, ecco, quello sicuramente si rompe le uova nel paniere, però una dichiarazione ha colpito da parte di mister Magrini, che all'inizio ha detto: qui è inutile stare a fare i discorsi, bisogna vincere questo campionato, ovviamente in funzione del Siena, ne parliamo, noi dobbiamo vincere il campionato, ha detto: noi siamo il Siena e vogliamo ottenere questo risultato. Questo, insomma, è anche un po' una dichiarazione. Che sarei l'ipocrita se ti chiama a allenare il Siena e dici: no, facciamo un campionato tanto per partecipare. Ovviamente se ti chiama il Siena in eccellenza o anche in categoria superiore sei condannato a vincere. Dopo in Serie C ci sono altre situazioni diverse, diventa un campionato molto più difficile, però fino alla Serie D Siena è una società che deve puntare sicuramente alla vittoria del campionato. Massimo, queste prime dichiarazioni dei due allenatori che sono accanto a te, dei tuoi tra virgolette colleghi, insomma, più illustri, ma come le giudichi? Ma che ti devo dire, io questo è un campionato, non ho mai visto una partita in vita mia di un campionato di eccellenza, una partita di eccellenza, quindi quello che si evince è chiaro che questo ingresso del Siena eccellenza ha un po' rotto l'uovo nel paniere a squadre come il Traiana, come lo Scandicci, come Foian, come altre che partivano con i favori del pronostico per cercare di lottarsi la categoria, come lo stesso Mazzola, hanno perso playoff all'ultima giornata, bastava un pareggio, sbaglio l'anno scorso, per entrare, cioè squadre, voglio dire, esperte della categoria, che chiaramente magari un anno possono far bene, un anno meno, ma chiaramente se si trova davanti un Siena in questo contesto, come diceva il mister tanti anni fa, in Serie D si sono trovati il Perugia, è chiaro che tutti vogliono far bella figura, tutti vogliono cercare di batterlo, perché anche se poi ne perdono 5 a fila, andranno a battuto una volta al Siena, sei a posto. Capisci? Simone, ci sei ancora, vero? Sì, sì. Guarda, abbiamo un collegamento, poi arriviamo da te, perché in linea c'è il mister del Pontassieve, Marco Brachi. Buonasera. Eccolo qua, adesso lo vediamo e credo lo sentiamo. Buonasera, mister. Lo vediamo, ma non lo sentiamo. Ma non lo sentiamo, mister.
l'abbiamo sentito ieri, ci abbiamo parlato, adesso vediamo di farlo sentire a tutti. C'è qualche... Ecco qua, mister, forse ha il microfono spento, vediamo un po' se mi sentite? Riesce. Ecco, adesso sì, buonasera. Benvenuto. Ecco, buonasera a tutti. Buonasera mister. Allora, andiamo subito al sodo. Ieri in conferenza stampa l'allenatore ha detto, l'allenatore del Pontassieve che abbiamo qua in collegamento, ha detto: in campo ho visto solo una squadra, soprattutto nel primo tempo, giusto? No, io l'ho detto bravo, l'ho detto nel primo tempo, no? Sì, che sì, sì. Ho visto solo una squadra, ho detto nel primo tempo si è visto il Pontassieve, si è visto una squadra giocare forse meglio del Siena nel primo tempo. Questo ho detto, no che si è visto solo una squadra, non mi permetterei mai, ho detto che si è visto nel primo tempo giocare il Pontassieve alla pari del Siena, se non meglio. Ecco, allora, mister, buonasera. Senta, lei ha affrontato il Siena e ovviamente credo che lei avesse in testa di affrontare la squadra più forte del campionato, credo. Se non è così, magari ci può indicare quali sono secondo lei le realtà più importanti di questa eccellenza? Senza credo, ho detto, ecco. Se non sbaglio, se sentite l'intervista, ho detto che prima che arrivasse il Siena vedevo questo campionato senza una squadra regina. Certo. Sì, ha detto 7-8 squadre, giusto? E mi ci metto anch'io, perché mi do una zappa sui piedi, però sono sempre abituato a dire le cose come stanno, e mi ci metto anch'io perché l'anno scorso avevamo perso la finale dei playoff, come ho detto ieri mi è toccato cambiare tanto, non volevo cambiare ma mi è toccato cambiare tanto, e queste cose a volte si pagano, però mi ritenevo una di quelle 10, 7, 8 squadre che sono allo stesso livello e che le vedevo allo stesso livello insieme alla Terranovese, allo Scandicci, Castiglionese, Foiano, Mazzola, Pontassieve, le mettevo tutte insieme, però avevo avvertito i miei giocatori che ci sono delle piccole cose che a volte succedono, che l'anno scorso è successo ad altri e che in questo momento è toccato a noi. Ma secondo il mio punto di vista, prima che arrivasse il Siena, questo era un campionato e non c'era una squadra sicura di poterlo vincere sin dall'inizio. Ieri certo non sembrava di vedere giocare il Siena con l'ultima in classifica, lo abbiamo anche detto durante appunto l'intervista. Che cosa è mancato in queste prime giornate? Ma come ho detto ieri, a volte me lo sto chiedendo anch'io cos'è che ci manca. Giochiamo contro tutti senza problemi, facendo la partita domenica scorsa a Foiano l'abbiamo senza problemi dominata la partita, però viene a casa e perdi 2-0, difficoltà a fare gol, a volte ci facciamo gol da noi come è successo a Foiano domenica scorsa il gol dell'1-0, come è successo in casa col Mazzola il gol dell'1-0 al 35esimo del primo tempo con la palla a mano al portiere, un giocatore mio gliel'ha tolta, il Mazzola ha fatto gol a porta vuota. Sono momenti e annate e purtroppo va un po' tutto storto. Qualcosa ci mettiamo sicuramente del nostro e poi ti ritrovi in fondo alla classifica e non è che ti ci ritrovi senza capire, perché capire capisci, perché se su 8 partite ne hai perse 6 vuol dire che c'è qualcosa che non quadra. E i 2 pareggi che hai fatto, hai preso a Colle dove hai dominato e hai fatto 1-1, con la Rufina in casa hai preso quasi a 10 minuti dalla fine nell'unico tiro in porta, che poi non è stato nemmeno un tiro in porta, un calcio d'angolo dove un infortunio purtroppo del mio portiere ci ha portato a prendere 1-1, e ti ritrovi in fondo e dici come mai, perché ci metti del tuo. Ecco, io prima di salutare non andiamo certo a recriminare la sconfitta con il Siena di ieri, perché con il Siena ci può stare senza problemi, ecco, però mister, è un susseguirsi di cose che ti porta a questo punto. Mister Magrini, per parlare appunto della partita di ieri, nel salutare il mister del Pontassieve, possiamo dire che globalmente nell'arco dei 90 minuti il Pontassieve è la squadra che ha tenuto più, che ha retto più botta contro i bianconeri? Sì, ma diciamo che noi, ho già detto ieri, facciamo in questo momento fatica a trovare una continuità
sotto l'aspetto fisico. Facciamo una gara buona e poi la domenica dopo vedo che a livello fisico paghiamo qualcosa. Ovviamente non era il Siena, condivido che soprattutto il primo tempo non era il Siena brillante delle gare viste in casa, ecco. E abbiamo sbagliato tanto, e dove mi è dispiaciuto, che ho detto oggi ai ragazzi, abbiamo sbagliato dove io penso che sia la capacità migliore di questa squadra, è il palleggio, certo, la gestione della palla, la costruzione del gioco, soprattutto nella zona centrale del campo. È una squadra che all'allenamento vedo, fanno delle cose egregie, invece ieri siamo mancati, però questo non vuol dire che fa parte del gioco del calcio, perché anche la più forte non vince tutte le gare in qualsiasi campionato, quindi ovviamente questo, ecco. E ieri però io sostengo che la bravura di una squadra è vincere anche quando non sei in una condizione ottimale. Le cosiddette, ecco, partite sporche, no? Adesso si usa partite sporche, sì. Salutiamo il mister del Pontassieve, intanto un in bocca al lupo. Grazie a tutti e che il lupo, grazie. In bocca al lupo, buona mister. Serata. Però mister, dicevo, buonasera, diceva appunto questo aspetto di, a volte ha notato che c'è poca brillantezza laddove magari c'è stato uno sforzo fisico maggiore. Ora questa settimana, mi porto un po' avanti, ci saranno 3 gare, tutte in una settimana, e questo secondo lei potrebbe influire sulle prestazioni della sua squadra? Sono molto attento in questo. Ieri il ragazzo più brillante era Bianchi, che domenica ha giocato solo mezz'ora, certo, martedì ha recuperato, non si è allenato, ecco, e poi si è allenato gli altri giorni della settimana. E abbiamo visto invece ragazzi che hanno, che tirano insomma tutti i 90 minuti dall'inizio del campionato, tipo Masini, tipo Lollo, questi un pochino avevano le gambe pesanti, questo, chiaro, si nota. Non infatti è, anche Lollo questo ieri fa parte da... Stavo sostituito. Fa parte della preparazione. Io dico sempre ai ragazzi, il calcio non è che l'abbiamo inventato noi. Se esiste una preparazione che si fa precampionato, la preparazione è fatta proprio per preparare una squadra, sotto l'aspetto fisico, tecnico, certo, tattiche. Cioè, se non la fai, io fino al venerdì avevo 12 o 13 ragazzi, diciamo 3 o 4 titolari, sono arrivati il venerdì e la domenica hanno giocato. E questo alla lunga poteva essere, però onestamente, visto la grande esperienza e soprattutto l'esperienza dei miei ragazzi, devono capire e leggere la gara quando siamo in difficoltà, come ieri, non subire il gol. Prima o poi abbiamo le capacità tecniche di poterlo trovare. Quindi, certo, la gara dura 95 minuti. E quindi la bravura di una squadra è saper leggere e interpretare la gara. Tanto oggi che te in qualsiasi categoria, anche 2 categorie sopra, poi il mister ha giocato ad alti livelli, quando affrontavano squadre minori, a volte il giovedì prendevi certe imbarcate, no? Ecco, e questo anche con squadre più scarse di te, se non stai sul pezzo, oggi hanno tutti i preparatori, match analisi, le squadre sono tutte preparate al massimo, quindi se non sei sempre al top puoi fare brutte figure. E una capacità che deve avere una squadra come il Siena, come la nostra, è quella di saper leggere la gara, saper subire anche l'avversario, perché purtroppo non siamo in grado di dettare legge per 90 minuti, ma non Siena, penso nessuna squadra in nessuna categoria. In sovrimpressione intanto vedete un numero che potete chiamare se avete qualche domanda da rivolgere ai nostri ospiti. Simone, hai una domanda per, visto che sei ancora in collegamento, per i tecnici che sono qua? Ma allora, sì, una domanda a mister Magrini, anzitutto ringraziandolo tanto, perché secondo me ha fatto per ora un piccolo grande capolavoro, perché appunto abbiamo fatto 2 giorni di preparazione. E volevo chiedere a mister Magrini, anche dopo le parole di mister Brachi, anche di stasera, di ieri, come si potrà preparare a questa partita del ritorno Siena-Pontassieve, perché incontreremo una corazzata, una squadra che anche ieri ci ha dominato, si vede dagli highlights, quindi volevo
chiedere a mister Magrini se già aveva pensato per il ritorno. Oddio, io che ci abbia dominato tutto sto dominio non l'ho visto onestamente. Ma lui è il tifoso ironico, è l'ironico calciofilo. Insomma, dopo insomma, il nostro portiere non ha fatto l'intervento. Galigani si è trovato solo davanti al portiere. Secondo tempo Roberto mister, noi l'abbiamo vista la partita, no? Adesso che no, la volevo tranquillizzare, loro, siamo contenti, loro, voglio che dire loro ci hanno messo in difficoltà perché abbiamo sbagliato nel fraseggio tante palle semplici, hanno dove abbiamo preso tanto. parecchie ripartenze, e questo ci sta, è vero, però l'abbiamo chiusi bene in prossimità dell'aria, l'abbiamo sempre coperti bene per una paio di situazioni. Il Pontassere come l'hai visto quando l'avete incontrato? A noi non ci ha dominato. No, abbiamo vinto bene, abbiamo fatto una bella partita, una delle nostre migliori, abbiamo fatto una partita solida con un errore che ha riaperto la partita a metà del secondo tempo perché stava 2-0 per noi, però siamo poi riusciti a vincerla 3-1 nel finale. Mister Bracchi lo conosco da qualche anno, insomma, è un grande allenatore, è un ottimo allenatore, sa ritirare un ambiente che lo segue, questo di Pontassieve, molto, e quindi ha bisogno chiaramente di tirar fuori dai ragazzi, dai propri ragazzi, il massimo che possono. Sì, tra l'altro ha fatto una buona impressione, dobbiamo dire, insomma, sì, di sì, là. Sì, no, ma ha giocatori validi per la categoria. Tutti noi non ci aspettavamo il Pontassieve adesso in questa posizione di classifica. Allora, volevo fare una domanda che tutte e due mister parlavano del fattore campo, cioè ci sono dei campi che non permetteranno di esprimerci, no? Magari anche nella volontà di quello che viene preparato in settimana. Intanto volevo chiederti, Stefano, il tuo sistema di gioco, così spoileriamo l'avversario del Siena, diamo un'indicazione. Dobbiamo fare le domande, visto che ci chiedono la pubblicità, loro poi preparano la risposta. Ottimo. Poi dopo al mister stessa cosa, quanto influirà questa, perché lei parlava di possesso palla, ci saranno dei campi dove sarà improbabile farlo, ecco, certo. E questo è... Per la risposta dobbiamo pazientare qualche minuto, ma torniamo subito. Ed eccoci qua, rientrati dalla pubblicità. Luciano Sardone aveva fatto due domande, sì. E adesso hanno avuto il tempo anche per riflettere. No, volevo chiedere a Stefano Argilli qual era il suo sistema di gioco, anche per dare una piccola indicazione al mister Magrini del Siena, tanto per spoilerare, come si dice allora, ora. No, mi piace e se sei soddisfatto dei tuoi ragazzi? Mi piace giocare con quattro difensori, poi dopo il resto si vede un po' partita per partita. Come stanno i ragazzi, chi ho a disposizione, sicuramente è più un atteggiamento il nostro, diciamo, che è un sistema di gioco. Okay. Cerchiamo di mettere in campo giocatori offensivi che cercano di giocare bene la palla, vogliamo anche una qualità di gioco per la categoria massima possibile. Quello che è bello, mi dicevi, sono tutti ragazzi di Siena e anche cresciuti nel settore giovanile. Sì, chiaramente fra me e Roberto Pierangeli, quelli che sono le nostre conoscenze, sono tutti ragazzi di qui, e quindi tutti ragazzi del territorio, come sono la maggior parte delle squadre di questa categoria qui. Poi ci sono un paio di eccezioni, c'è Michel Cruciani che viene da Firenze tutti i giorni, che è il nostro punto di riferimento, il leader, ma poi del resto anche ragazzi più grandi, diciamo, sono di qui, di Siena. E molti appunto sono cresciuti nel settore giovanile del Siena con noi, poi hanno fatto il loro percorso, magari hanno fatto qualche altra società qui del territorio, che ne so, Badesse, San Donato... Aver assemblato la squadra l'anno scorso con ovviamente l'intelaiatura quest'anno. Molto, sì, siamo ripartiti praticamente con gli stessi, abbiamo cercato di cambiare qualcosina dove non eravamo troppo soddisfatti, però l'ossatura è quella e aiuta molto perché siamo già partiti con gli stessi principi di gioco che avevamo, diciamo, conquistato l'anno scorso, perché abbiamo avuto un inizio di stagione difficile, un girone d'andata con pochi punti,
invece un ottimo girone di ritorno, come abbiamo detto, siamo arrivati vicini alla zona playoff che ci ha proprio sottratto il in maniera lecita il Pontassieri. Allora io vorrei che il grande mister Tognadopulo, perché adesso anche così soprannominato da me, integrasse una domanda da fare a mister Magrini riguardo appunto a, per chi ci ha seguito, questo aspetto dei campi che talvolta potrebbero non far esprimere ciò che un allenatore ha in testa. E allora le chiedo questa cosa, in più se questo sistema di gioco che stiamo adottando, ossia con Masini che aleggia tra centrocampo e le punte, sarà definitivo o magari potrà lavorare su altri aspetti. Allora io ho dei principi, non so se io costruisco una squadra con certe caratteristiche dei giocatori, ovviamente d'accordo con la società, col direttore che ci prende, e poi cerco di perfezionare durante l'annata le cose che non funzionano. Cambiare sempre sistemi di gioco non mi piace perché vedo che 30 anni che alleno fai difficoltà soprattutto nella fase offensiva. Fase difensiva è più semplice, quindi ti puoi adattare meglio, i ragazzi recepiscono meglio i messaggi. Nella fase propositiva diventa un pochino più complessa la cosa, quindi piace a me giocare, come ha visto, col trequartista, che poi sia un giocatore come Masini, magari che ti aiuta anche un po' più a centrocampo, o come poteva essere Boccardi, ragazzo più dotato con capacità offensive. Questa è, a me, io Boccardi l'ho fatto giocare anche in Serie C con grandi risultati, 8 gol in metà campionato, poi ha avuto un infortunio. Quindi, ieri tra l'altro Masini è tornato anche spesso a dare una mano perché c'è un ruolo che può fare. Il problema di Boccardi penso sia un po' il problema fisico, perché prende dei calci importanti, ha fatto ammonire 7-8 giocatori. Quindi Filippo è in questi campionati video il contatto fisico c'è, lui va sempre via all'uomo, punta all'uomo e va via. In una partita ha fatto prendere 3-4 ammunizioni di avversari. Sì, sì. È inevitabile. Uno contro uno è bravo perché da fermo forza esplosiva. Ma Massimo, ma una domanda che ti senti di fare al nostro mister, al mister del Siena? No, io domande non ti ripeto. Una curiosità, non so. No, domande non. Anche perché non conosco la categoria, se si parlasse altra categoria avrei fatto domande, ma questa non la conosco. So benissimo che qui la problematica maggiore di squadre come il Siena, che sono tra virgolette obbligate a vincere il campionato, è di andare a giocare in campi tutte le volte diversi, perché chiaramente poi trovare un campo come ieri, che era un po' troppo soffio dietro, ma comunque un buon campo ieri accettabile, dai. Sì, sì. Poi trovi il campo come ha trovato altri campi, cioè a Firenze Ovest, e quelli sono un po' ma problema per tutti questi, non certo, per il Siena. Ecco, però ci tengo a precisare che una squadra, sempre squadra vera, si deve adattare a tutte le esigenze. Quello che si vede nel Siena mi sembra si stia adattando, già calando nella mentalità di essere in questa categoria. La stessa situazione credo la vive Stefano Argilli col Mazzola, perché anche il Mazzola è una squadra che ama fare gioco, ama costruire. Spesso vi siete trovati anche l'anno scorso, come quest'anno ovviamente, con poca possibilità di fare gioco. Sì, qualche volta è un po' limitante, però anche noi dobbiamo ottenere il massimo da ogni situazione. Per esempio, a noi siamo riusciti a vincere col Firenze Ovest. Chiaramente quando affrontano noi è diverso che quando affrontano il Siena, non si può fare paragoni fra... Penso con nessuno possa essere paragonato al Siena, perché il modo di affrontarlo potrebbe essere diverso da società a società. Da avversario ad avversario, qualcuno magari può cercare di fare la partita per cercare di vincere, qualcun altro, come penso la maggior parte, cercherà di limitare danni, e quindi è difficile che ci siano indicazioni che il Siena può prendere dal Mazzola perché ha giocato col Firenze Ovest o perché magari mette in campo una squadra diversa. Quindi è difficile, Simone, fare questo paragone. Simone Bernini, stiamo facendo domande intelligenti? Ma allora, la domanda intelligente l'ha fatta il vero mister, che
mi scusino i due ai lato, ma è quello nel mezzo, insomma. Io invece vi volevo fare una domanda. Io mi sono adeguato, perché stasera avevo i capelli lunghi con il codo fino al culo, ma sei adeguato alla situazione? Fatto apposta. Certo, l'avete fatto apposta di essere tutti uguali. No, ma guarda, qui c'è tantissimo testosterone, qui ci sono gli ormoni a palla. Si vede. No, poi nelle altre puntate avremo modo anche di invitare ospiti con i capelli lunghi, però per cominciare io e Luciano abbiamo pensato che questo, insomma, fosse lo studio ideale. No, la prossima volta magari mi metto una parrucca io da lontano per differenziare. Simone, però io ti faccio la domanda seria io. Ma l'impatto con questa categoria, giustamente Massimo dice, a noi ignota, no? Che poi, ironia della sorte, eccellenza è una parola, era stata un po' usata per riempirsi la bocca tanti anni fa, e Siena è un'eccellenza di qui, un'eccellenza di là, alla fine ci siamo andati in eccellenza. Ma che impatto è stato per te, o più in generale, di tutti i tifosi? E poi coinvolgo il mister, insomma, senza presunzione, con umiltà, predicando umiltà, però insomma, per noi è un po' pesante vivere questa situazione. Volevo capire invece lei che ambiente ha trovato. Però volevo partire con Simone. Che impatto hai avuto te? Allora, io sono uno di quelli, e lo sai, che ha sempre tentato di vivere il presente. Nel senso, quando eravamo in Serie A, non ero di quelli che diceva ricordiamoci da dove siamo venuti. Se c'era da criticare o da criticare in maniera, diciamo, costruttiva, una partita contro l'Inter, io guardavo la partita contro l'Inter e giudicavo la partita che il Siena aveva fatto contro l'Inter. Quindi io non sono nemmeno uno di quelli che un po' alla Nanni Moretti dice ma io quasi quasi vengo, sto a casa, poi vo a Badesse, poi... No, allora io ho deciso di seguire il Siena. Si nota più se vengo e sto in disparto o se non vengo per niente, insomma, ecco. Sì, capito? Io invece ho fatto una scelta che altri non hanno condiviso, ma va benissimo così, per cui io vengo a vedere il Siena, mi emoziono. L'autorete in casa quando si è vinto 2-1 manca troppo, mi sento male. Ora non raggiungerò mai l'apice della rete di Argilli con l'Atalanta, però insomma, diciamo che io sono uno di quelli che tra virgolette è crollato tutto, tra virgolette si diverte, tra virgolette anche a vedere il Siena in eccellenza. Chiudo, mi sembra che comunque sia, da un punto di vista di risposta della tifoseria, sia stata eccezionale, perché certo. A vedere il Siena c'è 800-900 persone. È un grandissimo interesse in generale. Perché questa squadra, come si è sempre detto, Luciano, a Siena, nonostante magari non tutti la pensino così, la squadra di calcio a Siena piace. Ma una domanda per tutti, a vederla, che si deve fare? Per chi vuole rispondere. Tutto, sì. Secondo voi, i tifosi che hanno detto quest'anno non seguo il Siena perché non voglio andare a vedere la partita di eccellenza, possono essere riconquistati dai risultati? Oppure... Ma allora, io, indipendentemente dai risultati, non se posso partire io e poi coinvolgo gli altri. Allora, personalmente facevo fatica ad associare il Siena a questa categoria. Io le categorie le seguo, il calcio dilettantissimo l'ho seguito da molti anni per motivi familiari, affettivi, insomma lo seguivo e mi piaceva anche, però associare il Siena a questa categoria mi viene difficile. È chiaro che poi quando vai a vedere una partita e vedi la squadra che rappresenta la tua città, che ora voglio fare anche un po', indossa i colori della Balzana, alla fine ti emozioni comunque, voglio dire, perciò poi quando sei lì vuoi vincere, non è che vuoi perdere. Mister, che ambiente ha trovato lei? No, bell'ambiente, già dalla prima, come diceva il ragazzo prima, dalla prima gara sua Barberino. Ragazzi, bello e vecchio, anche lui è bello e vecchio, non sembra, ma... diciamo un bell'ambiente, e poi sono venuti in sabato mattina una rappresentanza dei tifosi, che ci ha fatto molto piacere, ci hanno ringraziato per l'attaccamento alla maglia, e quindi questo è importante.
mister Gilli sa bene quanto è importante avere in gruppo, soprattutto in questa categoria di ragazzi che ti segue tutte le domeniche, ovviamente per noi è una carica in più, anche nei momenti di difficoltà un ragazzo incitato dai propri tifosi tira fuori qualcosina, qualche energia in più, te la tira fuori di sicuro, quindi questo per noi, ho trovato un bell'ambiente, ovviamente me l'aspettavo, se no non avrei deciso di venire a Siena. Ma ecco. Massimo, te da tifoso invece come ti stai calando nella categoria oppure... Sì, io nel senso ancora non sono mai stato dal vivo a vedere Siena, vedo in televisione e tra l'altro sono delle buone immagini, per cui ora quando mi ridaranno il rastrello mi ripresenterò, io a Badesse non ci vado. Ecco, questa è una tua presa di posizione. Io però fa per Siena, non so se hai visto. No, ma che lo saprò. Però io sono di quei che ci ha trovato. Comune di Monteriggioni, non è Siena, eventualmente in Siena non ci vado. Con la Valdezza ti potrebbe andare bene? Quando ritorneremo al rastrello, io ci vengo. E poi io guardo sempre, cioè io sono uno di quelli, anche in questa teoria, se Siena non vince la notte, ho difficoltà a prendere sonno. Massimo, ma non facciamo scherzi Stefano, mi raccomando, no, nel senso... Ma Colle Valdelsa ti potrebbe andare bene perché c'è l'ipotesi Mazzola-Siena, ma Colle Valdelsa in anticipo. Ma voglio dire, capito? Guarda, lui non andava né al Castellani di Empoli, cioè lui aveva degli stadi e non lo meritavano. Non lo meritavano, capito? Quindi lui... L'ultima volta sono stato a Empoli, c'era Paspalletti e disse, io non ci vengo più. E esordiva a Montella, non ci sono ritornato, neanche in Serie A non ci vado. Perché veniamo alla partita di ieri, Stefano, perché abbiamo commentato quella del Siena, commentiamo anche la partita del Mazzola, girandola di gol, alla fine il 3-2 ha premiato gli avversari. Sì, non la nostra miglior partita sicuramente, sempre sotto, sempre però con l'orgoglio di recuperare il risultato, quindi 1-0 per loro, 1-1, 2-1, 2-2. Poi, come sempre, come da mentalità, proviamo a vincere sempre e qualche volta ci riusciamo. Ieri siamo incocciati nel palo e nella parata del portiere, abbiamo subito un gol brutto con un errore difensivo e difensivamente la squadra, non come reparto, come fase difensiva, ecco, la squadra non mi è piaciuta tanto. Comunque abbiamo creato tanto, abbiamo fatto i nostri gol, siamo sempre abbastanza prolifici davanti, quindi sono contento. Se me lo chiedevi ieri sera però Stefano, da vecchio cuore bianconero ci potresti dare qualche indicazione, poiché domenica noi andiamo proprio lì a giocare. Poi, ci puoi dare una mano, non lo so. Dove dobbiamo stare attenti? È una squadra noi? Che, come il Pontassieve, sta ottenendo poco, pur avendo una qualità di giocatori che, anche se... In eccellenza le squadre più o meno rimangono sempre le stesse, cioè non cambiano tantissimi giocatori. E questo nei dilettanti più in generale. Sì, però poi soprattutto in eccellenza sono più radicate sul territorio, sulla città, sul paese. Io ho allenato a Siena Lunga, c'erano comunque tanti ragazzi di lì vicino o insomma cresciuti nel settore giovanile. E dicevo, la Rondinella l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato, quest'anno erano convinti di aver migliorato la squadra, invece hanno avuto una partenza lenta, ecco, hanno trovato la giornata per rifarsi proprio ieri con noi ma dove dobbiamo stare attenti, se puoi dirci qualcosa? Ma che c'è bisogno di stare attenti? Siena deve stare attento a se stesso. A proposito, Stefano, preoccupato per questo trittico di partite, insomma, si parla di un impegno che non sarà l'unico, perché il 15 ce ne sarà un altro. Piace giocare ogni tre giorni, do la possibilità così a giocare a tutti i ragazzi, sfrutto tutta la rosa, vedo qualcuno che magari ha possibilità, che ha avuto meno possibilità, ci sono più rotazioni, già lo faccio quasi abitualmente, faccio quasi sempre 5 cambi tutte le partite, quindi... Tanto poi alla fine c'è bisogno di tutti, ho bisogno che tutti stiano alti, anche per tenere una qualità dell'allenamento molto alta. Apriamo una parentesi che non riguarda né il Mazzola né la Siena, ma riguarda la Siena Lunghese. Ieri una bella vittoria, abbiamo una clip molto breve per quanto riguarda il difensore Tommaso Celestini, sentiamo quali sono state le sue considerazioni. No, chiaramente siamo contenti perché era importantissimo oggi, fondamentale per preparare un'altra settimana al meglio
questa partita, quella che ci aspetta ora domenico col Terranuova. Siamo davvero contenti, questo ci permette, come ho detto, di lavorare meglio in settimana. Stiamo venendo fuori pian piano dopo le prime difficoltà e adesso ci siamo, insomma. E le dichiarazioni anche, scusa Luciano, prego, così prego. Chiudiamo poi certo. La Sinalunghese, le dichiarazioni di mister Iuri Pezzatini alla terza vittoria consecutiva dopo che praticamente la Sinalunghese ha perso con il Siena, ha inanellato una striscia positiva di risultati. Sentiamo il mister di Sinalunga. Un po' tutto. Intanto faccio complimenti ai ragazzi perché anche oggi, insomma, sotto quel punto di vista lì che dicevi giustamente dell'approccio, della voglia, della determinazione e anche secondo me di buone trame, hanno meritato la vittoria. Primo pensiero e dispiacere più grosso va a Manuel Tiberi, è un ragazzo che è uscito, non si sa cosa si è fatto, insomma è uscito un Barella, quindi gli mando un grande abbraccio. La squadra è, diciamo così, cresciuta soprattutto mentalmente, sta crescendo negli allenamenti, nell'approccio agli allenamenti e quindi quando lo fai lì poi lo riporti sicuramente in partita. E Le tre vittorie consecutive, diciamo così, ci vengono e dovevano, non era scontato, ma ci si è provato a farle dopo un avvio horror, diciamo così, quindi in classifica, ora la classifica si è un po' sistemata, diciamo che si è preso anche il passo della categoria, siamo riusciti, ripeto, sì, il centrocampo è cresciuto tantissimo, è cresciuta proprio tutta la squadra nella sua complessità, nelle due fasi sia di non possesso che possesso. Ed eccoci di nuovo in studio. Ecco, volevo fare una domanda al mister del Siena, Magrini. Lei, se non sbaglio, ha vinto due campionati d'eccellenza. Volevo capire, appunto, come si vince un campionato d'eccellenza? Oltre che con il bel gioco, che talvolta non è possibile. Poi volevo capire da lei insomma quanto può incidere invece un giocatore come Lollo che proviene da una categoria superiore, perché se è vero che il Siena è per tutti la squadra più forte, un motivo ci sarà, oltre per lei che è un bravo mister, ma anche perché ci sono categorie e di giocatori importanti. Ieri il gol di Granato non è un gol banale, una prodezza balistica sui 16 metri che probabilmente non si vede molto spesso, però dico, cito Lollo perché è un giocatore che sinceramente a me impressiona per come riesce a fare il reparto da solo. Sì, ma io direi tutta la rosa, sono ragazzi allo stesso Bianchi che anche Bianchi, ultimamente certo. Cristiani. Ecco, Ricciardo ultimamente è stato un fortunato, è un altro ragazzo che quando lo vedi allenarsi ha l'idea dell'attaccante puro dentro l'area di rigore, è bravissimo, forse il migliore che abbiamo. Ecco, abbiamo questa, ecco, la società, almeno il direttore ha operato con questi ragazzi e devo dire che non ha sbagliato nulla, ma soprattutto perché, come dicevo prima, sono calati subito nella realtà, sono un gruppo. Con me collaborano parecchio, soprattutto i più esperti, voglio collaborazione perché loro in campo devono aiutare anche quelli meno esperti, perché il giocatore in campo, il mister Gilli sa bene, in certi ruoli fra un difensore centrale, il mediano che aiuta a dare i tempi ai compagni, alle mezzali, a uscire eccetera, sono fondamentali. Loro è un ragazzo straordinario, oltre che ottimo calciatore. Se ci parli ti conquista subito perché è di una bontà incredibile, di un'umiltà incredibile, quindi ecco, questo sono fortunato che il direttore mi ha trovato tutti bravi ragazzi. Se venite a vedere i nostri allenamenti, io ripeto, a livello tecnico l'anno scorso era San Donato, non c'aveva niente a vedere con gli allenamenti dell'anno scorso. Questa è un'indicazione squadra, importante. Fa capire che qualità c'è nella squadra, c'è una qualità superiore, nettamente superiore alla media. Ecco, onestamente poi il riscontro c'è che sono ragazzi che sono arrivati con una certa età e non allenati, sicuramente ancora non siamo in una condizione fisica perfetta sull'intensità, però possiamo, come dire, mascherare il tutto con la tecnica individuale, con un buon... Alessandro, il mister non ha detto una cosa banale. No, una cosa molto... Insomma, il San Donato, Lega Pro, il Siena, ecco... Che deve far riflettere. Tra l'altro, la riflessione, visto che andiamo in pubblicità, sarà su come cambieranno le squadre, quindi abbiamo i due allenatori che
potranno anche farci capire con qualche indiscrezione, speriamo, come potrà cambiare la rosa del Siena da ora al prossimo anno, nel senso anno solare 2024, quindi gennaio, e come potrà cambiare il Mazzola se ci sarà necessità di qualche intervento. Torniamo fra poco e ne parliamo. E torniamo dunque per l'ultima parte di Fuoricampo. Avevamo lanciato un po' quest'ipotesi di rosa da modificare. Sei già al mercato. Troppo presto? Stefano ha detto è troppo presto. Però insomma, siccome le voci ci sono... Mister è troppo presto per il mercato. Penso di sì. Mister, però ci sono delle voci insistenti su arrivi, insomma, dati quasi per certo. Quanto riguarda la mia richiesta, no, perché io non mi piace nemmeno cambiare molto. Mi piace continuare e proseguire il lavoro con quasi tutti i ragazzi che ho. Poi, se capita il giocatore giusto per il Siena, questo dipende poi dalla società. Però io non sono uno di quegli allenatori che cambia tanto per cambiare. Ecco, come dicevo prima, mi piace risolvere i problemi dove vedo che magari li abbiamo, li incontriamo durante la settimana, durante le domeniche, e quelle migliorarli, perché vanifichi il lavoro fatto in 4-5 mesi. Se poi a dicembre cambi 5-6 ragazzi, quel lavoro che hai fatto fino ad oggi Stefano non è d'accordo. Serve più. Sì. Anche se, Stefano, dobbiamo dire, siamo a novembre, di solito se uno ha una necessità come allenatore fa la richiesta alla società adesso, non è che può aspettare. Chiaramente se ne parla, però poi le situazioni nel calcio cambiano dalla sera alla mattina, anche cioè fai una prestazione che non ti aspetti da uno che magari non ha giocato tanto e cambiano tutte le situazioni. Ora c'è appunto questo filotto di partite, dopo queste due settimane si capisce meglio cosa e dove una rosa di una squadra ha bisogno di essere... Ecco Stefano, a te quante volte a settimana ti alleni? Quante volte vi allenate? Perché questa non è una domanda, mi permetti di dire banale, nel senso perché alla fine sono anche ragazzi che studiano, lavorano, no? Sì, sì, i nostri sono tutti ragazzi che o studiano o lavorano. La differenza grossa è fra allenarsi nel primo pomeriggio o allenarsi la sera. Voi avete continuato su questa noi scelta? Noi ci alleniamo nel primo pomeriggio, a costo anche magari di perdere qualche giocatore forte, importante, che però per problemi di lavoro appunto non può liberarsi pomeriggio. Il discorso lo facciamo già a inizio anno, quindi non è che contattiamo un giocatore se sappiamo che non può, certo, non può venire. Certo. Però pensiamo che nel lungo periodo poi paghi molto allenarsi quando c'è la luce del sole naturale piuttosto che la sera. La sera. Certo. Noi facciamo 4 allenamenti, facciamo martedì e mercoledì pomeriggio, stacchiamo giovedì e facciamo venerdì pomeriggio e sabato mattina. Mister, onestamente, mister Magrini, quanto incide forse questa la nostra mentalità professionistica? Perché parliamoci chiaro, il Siena ha un approccio più professionistico alla categoria. Questo alla lunga qualcosa vorrà dire? Sicuramente sì. Noi ci alleniamo 5 dal martedì al sabato mattina, perché non abbiamo e ci sono la disponibilità, giocatori di calcio stop nel sì, senso non abbiamo la disponibilità del mercoledì dell'impianto, se no mi piace molto fare anche il doppio il mercoledì, che poi abbinare bene dei lavori specifici di reparto, cosa che possiamo fare un pochino meno adesso con 5 allenamenti, però ovviamente il Siena è strutturato da ragazzi, la società è strutturata da professionisti, da certo. Ecco, fisioterapisti, dagli impianti, da tutto. Forse qui si vede il divario della categoria, no? Tra chi è propenso insomma, a fare un certo tipo di lavoro più professionale e chi magari... L'impostazione della società magari Stefano allena degli studenti e il mister Magrini allena dei giocatori che giocano solo a pallone nella vita, nel senso. Simone sì. Eccoci qua. Te la senti di fare il giocatore lavoratore? Ma allora, io l'ho fatto per tanti anni e tecnicamente ero superiore, penso, a tutti voi che siete in questo studio. A me no, insomma, a me no. Allora, eri una bella mezzala, però tecnicamente non credo superiore a me. Però, prescindendo da questo, correvi forse di più. Però, prego.
Ma ecco, correre per me era un sì. termine improprio, però era diciamo, bella mezz'ora. Balzellavo. Sì. No, però io invece volevo fare una piccola nota per tutti, ma per mister Tognaccini, a proposito del campo, potremo ritornare in curva io e mister Tognaccini tra pochissimo a vedere il Siena A di Montanari, perché in settimana penso ci sia la presentazione di direttore sportivo e allenatore, quindi è fatta, e quindi io e Tognaccini ci schiereremo contentissimi in curva, quindi insomma a breve. Ecco, leggete sotto, c'è scritto l'ironico calciofilo, perché magari qualcuno poi potrebbe però credere. Guarda, Simone ha citato Montanari, non possiamo far finta di niente. Io dico, noi siamo in eccellenza per questa cosa. Simone, a parte gli scherzi, no? Te che sei anche un dietrologo famosissimo, peraltro, un complottista, ma che idea ti sei fatto di Montanari? Cioè, che perché? No, voglio sapere da te, perché ci è capitata sta cosa a noi? Allora, noi non lo sapremo mai, perché è successo qualcosa che esonda da ciò che potremo sapere, però abbiamo beccato, ora insomma volevo dire una cosa, poi se ci ascolta tanto alla fine fa girare le scatole, abbiamo pescato un bel chicchero, perché secondo me poi alla fine qualche cosina del suo ce l'ha messo, sicuramente è stata una cosa di sistema probabilmente, però diciamo siamo agli sgoccioli di questa novella, sta per finire, direttore sportivo e allenatore a breve. Va bene. Benissimo, allora torniamo qua in studio Massimo Tognaccini, parlavamo prima del Siena, la cosa che ti ha impressionato di più di questo Siena di eccellenza, con un inizio difficilissimo, senza preparazione, catapultato in questa categoria? Io ho visto sicuramente, come avevo già detto prima, che i giocatori sono calati nella mentalità della categoria, nel senso che io ho visto anche una squadra che gioca tranquilla, è vero, una squadra non ha fatto preparazione, quindi questa settimana vedremo con tre partite alla settimana come reagirà la squadra, però insomma io ho visto una certa tranquillità, gioca anche tranquilla, probabilmente consapevole anche della propria forza, questo qui dettata anche dal fatto che qui fortunatamente ci sono solamente due under, e quindi poi avendo a disposizione una squadra giocatori di esperienza hai solamente due under rispetto alla Serie D che ce l'hai quattro, e se te vi ricordate bene anni fa quando abbiamo fatto la Serie D non tutti gli under erano all'altezza, qualcuno sarà sparito ogni tanto, vanno anche indovinati, invece che a calcio, e te lì hai pagato, capito? Mentre qui la mentalità vedo con questi giocatori che vengono a categoria superiore, una certa tranquillità che ci vuole. Dobbiamo recuperare le grafiche, intanto quella della classifica da commentare, poi il prossimo turno, visto che siamo arrivati già a presentare il turno infrasettimanale del 1° novembre. Questa è la classifica attuale, poi attuale non lo è mai, perché fra chi deve riposare, chi ha già riposato, chi è in attesa insomma del turno di stop, è sempre un po' virtuale. Comunque andiamola a vedere, vedete la Castiglionese che in questo momento è al comando con 19 punti, poi Nuova Fogliano 18, Siena 17, Terra Nuova Traiana 14, Valentino Mazzola 13 insieme a Scandicci, Sina Lunghese 12, Signa 11 punti come Baldaccio Bruni, a 10 Fortis Juventus, 9 Rufina, 8 Colligiana, 7 Rondinella come l'asta, 5 punti per l'Astrigiana, 3 punti per Firenze Ovest e 2 Pontassiera. Sono estremamente sincero, non voglio nemmeno sembrare... Ma che è il Baldaccio Bruni? La squadra di Anghiari. Eh? Di Anghiari. Ah, va bene. No, era per capire. Era per capire. Squadra, era... No, squadra era... di categoria comunque. No. Sì. Allora, io volevo sapere dai due mister se secondo voi questo è il girone peggiore. Perché? Nel calcio dilettantistico, e Stefano Argilli ce l'ha detto, si gioca con i ragazzi del territorio, si sa che a Firenze ci sono giocatori più forti della Toscana, banalmente per una questione di numeri, ma anche di mentalità. E chi
è avvezzo ai dilettanti sa che anche gli aretini sono belli tosti. Probabilmente a Grosseto e a Livorno ci sono altre caratteristiche. Incide come fattore questo? E poi secondo voi è il peggiore dei gironi di eccellenza? Mister? Non lo so. Non lo sa. Lo chiediamo, visto che hai parlato dell'Interland fiorentino, lo chiediamo all'ospite che abbiamo già in collegamento, perché salutiamo il direttore generale dello Scandicci, che è il prossimo avversario del Siena, e quindi credo che sia già pronto con noi. Claudio Davitti, buonasera. Buonasera. Sì, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera, ben ritrovato. Buonasera. Direttore, come va? Bene, abbastanza bene. Pronto per questa trasferta di Siena? Eh beh, certo, siamo pronti, siamo pronti. Ecco, che partita imposterete? Con quale atteggiamento? Con quale atteggiamento? Sicuramente ho seguito un attimino la pagina di mister Lamberto Maldini, una pagina importante, una pagina sicuramente difficile da affrontare. Quindi è chiaro come abbiamo affrontato tutte le partite qui. E cercheremo di preparare la gara nel miglior modo possibile, poi il campo darà sicuramente il suo verdetto. Quanto influisce il fatto che a inizio stagione di solito si guarda l'elenco delle squadre che partecipano, si vede magari Scandicci in retrocesso, quindi sarà la favorita per il prossimo campionato? Quanto ha pesato questa di inizio stagione per voi? No, non ha pesato molto, in quanto noi per problemi insomma con l'amministrazione comunale abbiamo perso lo stadio e quindi siamo, diciamo così, costretti a fare tutta l'attività, sia l'attività settimanale che l'attività poi domenicale presso il Piatto in Bartolozzi, è un campo con dimensioni minimali, insomma 98x58, quindi un campo molto piccolo, e siamo costretti, sentivo mister Agilli che loro si allenano il pomeriggio. E noi siamo costretti a allenarci in fascia serale perché abbiamo 24 squadre da spalmare su questo impianto, quindi abbiamo difficoltà logistiche, quindi non abbiamo effettuato ripescaggio proprio perché la mancanza dell'impiantistica era un problema per noi molto importante. Poi è chiaro che da nobile decaduta, diciamo così, quando abbiamo fatto 16 campionati di Serie D, abbiamo cercato di allestire una formazione competitiva, ma senza obblighi, insomma, o mire obbligatoriamente che possa portare a un passaggio di categoria nell'immediato. Però il direttore non ci ha risposto. Mercoledì che partita sarà per voi contro il Siena? Io spero sia una bella partita per noi, però considerato l'organico del Siena è chiaro che è una partita dove andiamo a incontrare una squadra sicuramente di ben altra categoria, perlomeno a nomi, sia dagli interpreti in campo che fuori, insomma, perché mister Maldini è una garanzia, insomma, quindi chiaro che affronteremo una partita in maniera molto attenta, cercheremo di far valere le nostre qualità, ma anche noi abbiamo giocatori che hanno qualità importanti. Ieri cos'è successo? Cos'è che non è andato? Ma ieri cosa è successo? Noi nelle ultime tre partite abbiamo fatto male, a Cigliini è testimone, abbiamo fatto una partita dove i punti, anche se a questo giochino i punti non contano, però la cerchiaia abbiamo portato via un punto direi non totalmente meritato, anche se poi nell'economia della gara ci siamo trovati in vantaggio a un quarto d'ora dalla fine, quindi dovevamo forse gestire meglio il vantaggio. Nelle ultime tre partite non l'abbiamo fatto bene, sicuramente un tema importante per le nostre caratteristiche, un po' le dimensioni del campo, dove, soprattutto in casa, quando abbiamo la sfortuna, insomma, di andare sotto, la non bravura, diciamo, di andare sotto, poi dopo si fa difficile. Le squadre in questa categoria sono squadre molto camaleontiche, squadre che poi ti aspettano, che concedono poi spazi. E quindi portano la partita su temi che forse per le nostre caratteristiche non sono così congeniali, insomma. Mister Maldini sta ascoltando, c'è qualcosa che vuol dire al direttore? No, io ho visto che fuori casa hanno fatto 3 vittorie e un pareggio, se non sbaglio, quindi è una squadra da rispettare al massimo, come tutte, però i numeri dicono che soprattutto vi hanno perso 3 gare in casa, se non mi erro, quindi
è una partita che dobbiamo stare attenti, perché loro fuori casa soprattutto sono pericolosi. Direttore, buona serata. Grazie, grazie a tutti, un abbraccio. Grazie. E ci vediamo con Lamberto sicuramente mercoledì, e un abbraccio a mister Acilli. A presto, buonasera a tutti, grazie. Buonasera, noi andiamo al prossimo turno. Allora, la grafica campo qua piccolino, davanti. Come? Campo piccolo. Esagerato. Esagerato, okay, tipo vecchio San Prospero. Anche lì, no, anche lì il comune ha fatto dei danni incredibili. Gli ha chiuso l'impianto in campo, sì, in erba, in sintetico, gliel'ha ripreso per... So, fanno qualche attività scolastica. Qui, Montanari, amministratore. Tra l'altro, campo piccolo e con un numero incredibile, avete sentito, di squadre da dover gestire. Cioè, una sorta di vessazione nei confronti del calcio, in sostanza. Ah, un bel impianto a Scandicci, perché sia lo stadio principale, il terreno di gioco. Evidentemente c'è qualcuno che odia il calcio. Sintetico. In senso. Bella... Vabbè, non lo sappiamo esattamente, però andiamo a presentare il prossimo turno così... controlliamo un po' quelle che sono le sfide. Tra l'altro c'è questo derby tra Valentino Mazzola e Collegiana. Stefano Argilli, che partita ti aspetti? Noi ci dobbiamo riscattare subito. Quindi una partita tra due squadre, bella partita, che hanno, peraltro, sì, tra bene, due squadre che hanno perso, quindi ovviamente, infatti, anche la Collegiana ha un periodo un po' difficile. Noi abbiamo avuto questa battuta d'arresto, invece venivamo da un periodo buono, ma vogliamo giocare. Allora, possibile. Rufina contro Baldaccio Bruni, Castiglionese che affronterà il Signa, poi Firenze Ovest, Terranova Traiana, Fortis Juventus Pontassieve, Lastrigiana contro Sport Club Asta, Nuova Foiano Rondinella, Siena Scandicci e appunto Valentino Mazzola Collegiana riposa la Siena Lunghese. E l'Asta Saverne non abbiamo detto niente. Sì, è lì. Non abbiamo detto niente, perché insomma abbiamo fatto una panoramica. Un periodo ci possiamo arrivare adesso, un periodo insomma non facile con il Sì, dopo la sconfitta del Siena, ha perso anche ieri, però insomma, la società, che vorrei citarla, visto che insomma loro sono stati vessati e hanno dovuto fare un'attività in condizioni molto difficili, per storie note, quindi sì, molto note. Che vanno indietro nel tempo, vanno molto indietro nel tempo, quindi insomma tanto di cappello, però ecco, anche a loro, che sono la società di Siena, perché insomma ovviamente Taverne è nel comune di Siena, come il Mazzola e come le altre che sono nella provincia, quindi cinque squadre a livello provinciale. Mister, non so se mister Magrini, se insomma, ti è mai capitata una situazione di questo tipo con tante squadre, tanti cosiddetti derby? Non mi è mai capitato, insomma, ecco. Sono state definite stracittadine, ma siamo quattro gatti a Siena, cioè voglio dire, stracittadine. Vuol dire che il livello è buono, perché comunque insomma, portare queste squadre in eccellenza. Mi sento gratificato come ex responsabile del settore giovanile del Siena, anche se a distanza di anni come allenatore. Questo Stefano puoi dirlo. A parte i giocatori, i ragazzi che giocano in queste categorie, ce ne sono anche tanti altri che giocano in categorie superiori, e questo mi fa molto piacere, e appunto è anche un sintomo di comunque, nonostante le difficoltà degli impianti, che è giusto rimarcare, il calcio a Siena va. Sì. I ragazzi vogliono giocare, facciamoli giocare. Se non altro, con un progetto, che cosa sarebbe? Se non altro stanno giocando in queste categorie, che sono buone categorie, tanti figli della Serie A, cioè tanti bambini che comunque giocavano nella Cisiena e hanno fatto le trafile giovanili del Siena, te li trovi a giocare in eccellenza. Quindi almeno questo ce lo teniamo, ecco, voglio dire, perché poi negli anni passati Siena era una terra un po' avara di calciatori, invece ora qualcosa si muove, qualcosa... Luciano, ma Simone ce lo teniamo per la prossima puntata? Sì, a voglia, ma io... Simone, ci sei, allora, vorrei, confermato. Però vorrei al suo posto solo il nuovo mega giornalista di Siena, è Mega Max, solo in quel caso allora lo potremo anche mandare via. Te cosa pensi di questa cosa di Mega Max giornalista, Simone? No, allora, è una mia creazione, quindi questo, io ho il copyright, quando farà carriera, quindi c'è pochissimo, io avrò una royalty, quindi io ho impiegato
gli ultimi 15 anni della mia vita per costruirlo, e ora finalmente raccatterò, diciamo, quello che stava il mio lavoro certosino. Sì, come succede nelle società di calcio, che appunto vai a riscattare il premio, certo. Vedo. Stiamo arrivando alla fine. Io mi vedo più come Michelangelo che scolpisce un pezzo di marmo. Che capolavoro hai fatto. Sì, un capolavoro. Però mi è venuto ampio davanti. L'ho visto, in effetti. Torniamo alle partite delle prossime ore, perché praticamente fra 48 ore si gioca. Una previsione veloce, mister, che cosa si aspetta il Siena da questa gara? Ovviamente la vittoria, ma qualcosa di rendimento, di prestazione? Ritornare quelli che, soprattutto in casa, abbiamo fatto, secondo me, contro la Sinalunghese, abbiamo fatto 60-70 minuti altissimo livello, di qualità, di intensità, forse la miglior gara che abbiamo fatto, bellissima, una rotazione centrocampo da parte di tutti i ragazzi, insomma si arrivava alla conclusione che è un grande facilità, poi vediamo che il Sinalunga solo in quella gara ha preso 4 gol, dopo anche le sconfitte tutte limitate, ecco, e quindi dopo abbiamo fatto bene anche con l'asta, dopo è stata lì, si è indirizzata subito bene, ecco, domenica un pochino meno bene, ecco, mi riaspetto a rivedere, ma quello che mi propongono durante la settimana i ragazzi, perché ecco, ripeto, li vedo come dire, negli allenamenti sotto l'aspetto tecnico una squadra nettamente superiore per la categoria, ecco, di essere onesto. L'ultima domanda per Stefano Argilli, invece massiccio turnover allora? Ora vediamo l'allenamento di domani, vediamo, facciamo la conta dei disponibili, sì, e poi decidiamo, però sì, massima fiducia in tutti i ragazzi. Stefano, ma onestamente questa partita col Siena l'aspetti? No, io no, non ho grandi, cioè è una squadra del campionato, è chiaro che tutti i nostri ragazzi sono tutti di Siena e quasi tutti di Siena, e quindi l'hanno messa rossa nel calendario, e vabbè, speriamo che sia una bella giornata anche per loro, insomma. Fra l'altro, come ho detto, la maggior parte di questi hanno fatto il settore giovanile del Siena, se non ci hanno giocato ci sono tifosi, quindi avranno fatto i raccattapalle in tante partite di Serie A. No, ma qualcuno meritava di stare nella rosa sia del Siena di quest'anno, ma anche degli anni passati della Serie D. Poi è un discorso molto grande che insomma, parla di settore giovanile. E prossima volta dobbiamo chiudere. Volentieri. Dobbiamo chiudere perché abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Massimo, prometti a tutti che ti calerai in questa realtà dell'eccellenza. Quindi anche perché lui è un tifoso eccellente, quindi alla fine sicuramente, però intanto per ora guardo televisione e vedo ancora non la nostra. Simone Bernini, buona serata, ti aspettiamo lunedì, ciao. Ora bisogna verificare l'ingaggio, poi ne parliamo dopo, c'è una settimana di tempo, quindi metteremo a punto certe cose. Poi insomma Luciano è di manica larga, quindi no, ma io non c'entro nulla, vorrei precisare, al limite ti posso offrire vedi. Ti posso offrire un caffè. Allora grazie a tutti, Luciano, ciao. Bentornato, grazie, ci ritroviamo ovviamente insieme lunedì. Ringraziamo mister Magrini, grazie mister Argilli, ringraziamo anche Andrea Levorato dell'ufficio stampa del Siena, che ci ha permesso appunto di avere qua ospite il tecnico bianconero. Salutiamo anche Marco Del Grande, che è l'altro addetto stampa del Valentino Mazzola, e quindi grazie a tutti, ci ritroviamo lunedì prossimo, buonanotte.